schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi, anzi questa sera, questa notte ragazzi, vi porto un video su come mettere tutti quanti i veicoli dell'hangar, potreste anche mettere il bombusca però non ve lo consiglio, nella base operativa ragazzi. Quindi a questo punto dovreste avere un veicolo che viene dalla base operativa come questo, essere Motorcycle Club, e quando siete qui, che siete giunti diciamo a destinazione nella vostra base operativa, rimandate il vostro velivolo, potrebbe essere, non so, un Hydra, un Laser, quello che cazzo voi volete ci potete mettere, e poi lo potete chiamare col meccanico. Comunque quando arrivate qui lo rinviate da dove l'avete preso. A questo punto ragazzi, qui c'è il glitch che si fa sempre, però ho trovato un metodo più semplice, cioè questo: avviate il colpo e quando sta comparendo ragazzi, che vi dice 3 su 4 2 su 4, che dice che ha trovato l'attività, voi dovrete riaprire immediatamente il telefonino e andare come sempre in attività partita casuale e premere il diciamo l'avvio al primo colpo, avviate, arrivate fino a solo e poi tornate indietro. È abbastanza semplice ragazzi, io questo video non l'ho tagliato, giusto per farvi vedere diciamo più o meno come va, però in questo caso ho beccato il colpo anch'io, tante volte non mi dà il tempo e quindi mi succede anche a me. Per questo vi dico ragazzi che dovete avere pazienza nel fare i glitch, perché se non avete pazienza è inutile che state lì e mi commentate, vabbè se a me non ne riesce, non mi riesce, allora è pacciato. Non vuol dire un cazzo, se a te non mi riesce è perché sei incapace a fare i glitch, cioè dopo tante volte mi viene di dire questo. Quindi come ho detto, partita veloce, colpo, vedete adesso c'è la scritta, tra poco apparirà una scritta sopra che ci dirà che ci staremo unendo, che ci dirà 3 di 4 2 di 4, quello che sia. Quando appare questa scritta aprite il telefono, anche se aprite una missione non fa nulla, però aprite il telefono, andate su attività partita veloce, poi fate indietro indietro e siete pronti. Allora ragazzi, il glitch ho scoperto per puro caso che comunque l'auto ve la fa guidare uguale anche se non c'è il simbolo crew, cioè anche se c'è il simbolo crew, sia se c'è sia se non c'è, vi fa guidare l'auto. Allora, come in questo caso, voi vedete che il simbolo crew adesso comunque non c'è, però se a volte lo vedete in pratica il simbolo crew, state tranquilli perché vi farà guidare comunque l'auto, quindi vale la pena di entrare dentro e di vedere se vi farà guidare l'auto. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Come nel glitch dei soldi, dovete prendere e dovete guidare l'auto fino a portarla sotto ragazzi. Io qui mi sembra di avere un'auto in meno, aspettate un attimo che controllo, perché comunque dovete avere anche il garage pieno giustamente, lo sapete. Quindi ricapitolando, dovete avere un veicolo da mettere dentro alla base operativa, un velivolo, poi dovete avere la base operativa che deve essere piena ragazzi, mi raccomando piena, perché se non ci sono i veicoli il glitch non riuscirà. Io mi sembra che ce l'ho piena, quindi a posto. Possiamo procedere al glitch, quindi andiamo a mettere le auto come al solito, quindi andremo a mettere l'auto questa qui vicino, comunque la colonna di uscita,
e poi ci metteremo l'altra auto a tappare lo sportello. Fin qui, ragazzi, è abbastanza semplice, ma è tutto il glitch è semplice, è come prima. Scusate ragazzi, ma sto un po' giù di voce, quindi abbiate un pochino di pazienza, un po' il microfono di merda che è quello che è, mi arriverà un microfono dopo Natale e quindi vedremo, insomma, vedremo se riusciremo a migliorare la voce, vedremo se riusciremo a migliorare un po' il tutto. Quindi a questo punto, ragazzi, andate a tappare lo sportello del copilota, mettete un'auto qui e basta. Adesso dovete solamente provare il teletrasporto e dovete premere ovviamente X per uscire fuori. Quindi, per capire se alcune volte cioè per capire bene, alcune volte si ascolta il rumore dell'auto, come in questo caso io ho sentito il rumore dell'auto e mi ha portato fuori con l'auto. A questo punto, quando siete fuori con l'auto, che cosa dovete fare? Andate in missioni, andate in un'attività ovviamente creata da Rockstar, avviate una missione, ovviamente sempre creata da Rockstar, una missione a caso, lavorate di danno, quello che cazzo volete voi, entrate dentro e quando siete nel menu uscite. Quindi qui tornate indietro e uscite da questo menu, riprendete il veicolo che avete fuori e lo mettete dentro il centro, dentro la base operativa, ragazzi. Vi darà garage pieno, quindi significa che il glitch ha funzionato. Rimettete l'auto e quando andate a sostituire l'auto vedete che bug stranissimo, un bug pazzesco succede. Immaginate solo se ci mettete il bombusca quello che può succedere, che è uno degli aerei che è giganteschi. Io adesso qui ci sto andando a mettere l'elicottero, però ci sono anche mezzi più grandi dell'elicottero, come ho già detto, tipo il bombusca, quindi immaginate voi. Quindi a questo punto vado a mettere il mio veicolo, in questo caso l'elicottero, ed ecco qui l'elicottero, ragazzi, abbiamo l'elicottero dentro la base operativa. Voi, come ho già detto, potete mettere, non so, il jet, insomma il laser, potete mettere il P996, potete mettere quello che cazzo vi pare, non so se altri veicoli ci entrino, non saprei dirvi, però comunque la buona parte di veicoli entrano dentro la base operativa. Vi faccio vedere la data, ragazzi, la data che corrisponde a oggi, giusto per farvi vedere comunque a che ora ho girato il glitch. Quindi questa è l'ora 24/12/2017 alle 0:22, ragazzi, quindi il glitch è abbastanza funzionante, se funziona questo anche quello dei soldi. Un saluto a tutti, al prossimo video.